padrone di ognuno. Oltre le file irregolari di case, ora gelido e scuro. È il luogo della fatica e la fortuna e la morte. Così Donatella di Pietrantonio ci racconta come crescono lungo il mare l'Arminuta e sua sorella Adriana, per raccontarci ancora una volta di amori sacri ma un po' storti. È la nostra ospite in questa puntata di Eureka Street, la via dei libri, su Rai News 24. Borgo Sud è una sorta di preghiera laica. È una bellissima definizione quella di preghiera laica, perché non necessariamente una preghiera presuppone un ente superiore. A volte può veramente venire dal basso, dall'individuo, come auspicio per il futuro. In questo caso per il futuro delle sorelle, perché questa famiglia di Sadorna lo è proprio in quanto è mancata la trasmissione verticale dell'amore, dell'affetto tra le generazioni, tra i genitori e figli, ma è molto potente e in qualche modo compensa la trasmissione dell'amore tra pari, in questo caso tra le due sorelle. Borgo Sud è il quartiere dei pescatori di Pescara, la parte a destra del fiume. E lo vediamo nelle immagini realizzate da Francesco Calandra e Maria Grazia Liguori. È un protagonista del libro, è il luogo che Adriana sceglie nella sua ricerca di vita. Aveva bisogno di un orizzonte più ampio e lei, cresciuta in montagna tra la terra, l'aria, il fuoco, aveva bisogno di un nuovo elemento, l'acqua. Come si cresce da figlie abbandonate? In fondo l'evoluzione della storia che lei racconta poggia sempre su questa grande realtà. Adriana è un'impulsiva, vive senza rete, si getta in tutte le situazioni, mentre sua sorella è più controllata, più razionale, costruisce una carriera accademica importante, però in fondo è identico il vuoto che si portano dentro, questo vuoto di amore primario. Borgo Sud è anche un'occasione per analizzare quanto un'interferenza, diciamo così, inaspettata, come il ritorno a casa di una delle due con una grande novità, con più di una novità, possa mettere in crisi qualcosa che sembrava invece graniticamente lì fermo per sempre. Adriana ha proprio questa capacità. Adriana è sempre portatrice della verità. Lei riesce con il suo sguardo a gettare la luce sulle contraddizioni, in questo caso del matrimonio di sua sorella. E quindi questo sistema che sembrava così ben strutturato, che sembrava aver raggiunto un suo equilibrio, sotto l'occhio di Adriana rivela tutta la sua fragilità. Senta, lei per professione si occupa di bambini, è dentista pediatrico. E quanto queste due anime sono un po' proprio le contraddizioni o gli incontri tra opposti che lei poi racconta nei libri? I miei pazienti, i miei piccoli pazienti, mi tengono ancorata al mondo reale degli altri. E inoltre una professione così chirurgica, che deve togliere più che aggiungere, credo mi abbia anche influenzata nella scrittura. Questa cosiddetta scrittura in sottrazione viene anche da questa attitudine all'essenziale. Grazie. Grazie a lei.